Bentrovati alla seconda edizione della TG6, apriamo con la cronaca. Davide Troilo è stato dimesso dall'ospedale di Pescara ed ora si trova nel carcere di San Donato. L'uomo è accusato dell'omicidio della ex fidanzata Jennifer Sterlecchini, avvenuto venerdì mattina nel quartiere Fontanelle a Pescara. Domani dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo della vittima. Il PM intanto ha secretato gli atti dell'indagine. Alfredo Primante. Ha lasciato il reparto per detenuti dell'ospedale di Pescara per il carcere di San Donato. Davide Troilo, 32 anni, ascensorista pescarese, accusato di omicidio volontario per aver ammazzato a coltellate venerdì scorso l'ex fidanzata Jennifer Sterlecchini, 26 anni, anch'ella di Pescara, neolaureata in lingue alla D'Annunzio. Delitto avvenuto al culmine di una lite. Il trasferimento del giovane è stato portato a termine nel pomeriggio di oggi, dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina durato circa un'ora, che si è svolto proprio all'ultimo piano del nosocomio adriatico. Il ragazzo, assistito dall'avvocato Davide Antonioli, è stato interrogato dal GIP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo, alla presenza del sostituto procuratore titolare dell'indagine Silvia Santoro, che sempre in ospedale venerdì sera aveva raccolto la prima deposizione di Troilo. Il giovane ha raccontato al magistrato la sua verità, la colluttazione sfociata in tragedia e il coltello da cucina diventato arma. Jennifer era tornata nella villetta a due piani di via 14 da quartiere Fontanelle per chiudere la relazione sentimentale rotta, ha riferito un'amica, per volontà della ragazza che diceva di essere stanca della gelosia di lui che la pedinava. Jennifer si era fatta accompagnare dalla madre e da un'amica, che però sono rimaste fuori dall'appartamento mentre all'interno si consumava l'omicidio e sono state richiamate solo dalle urla di aiuto della ragazza, troppo tardi però per intervenire. Troilo a caldo avrebbe confessato che l'ex fidanzata l'avrebbe spinto e lui avrebbe risposto, poiché Jennifer si sarebbe colpita la gola con un coltello e che lui l'avrebbe imitata, infine che i due si sarebbero colpiti a vicenda finendo sul pavimento dell'ingresso in un lago di sangue. Fatale per la ragazza sarebbe stato proprio il fendente alla gola, anche se nella ricognizione cadaverica del medico legale sarebbe emersa una frattura alla mandibola che porterebbe gli inquirenti a pensare ad un'altra versione dei fatti. La ricostruzione di Troilo infatti non convince procura e carabinieri, i militari perciò si preparano a tornare sulla scena del crimine assieme agli esperti del RIS. Il PM Santoro intanto ha secretato il fascicolo, consegna del silenzio anche prima e dopo l'interrogatorio di questa mattina, condito da attimi di nervosismo, mentre con ogni probabilità domani l'anatomopatologo Ilvo Polidoro eseguirà l'autopsia sul corpo della vittima, da cui forse emergeranno con certezza elementi utili alle indagini. Intanto il fratello di Davide Troilo, Michael, ha scritto una lettera alla famiglia di Jennifer chiedendo scusa e dicendo di vergognarsi per il male fatto da Davide. Record di affluenza alle urne per l'Abruzzo. Nel giorno del voto per il referendum costituzionale il 69% dei cittadini ha dato la sua risposta. Vince il no con quasi il 65%. Dalle opposizioni oggi arriva la richiesta di dimissioni nei confronti del governatore PD Luciano D'Alfonso. Francesca Romanatesti. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto. Ai leader del fronte del no le mie congratulazioni, il mio augurio di buon lavoro nell'interesse del Paese, nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Matteo Renzi ammette la sconfitta e ora si apre una nuova pagina di governo nell'incertezza e nelle polemiche. In Abruzzo grande affluenza alle urne da parte dei cittadini e da oggi si inizia a capire il nuovo quadro politico, iniziando proprio da chi il suo no lo aveva scritto a caratteri chiari, come sinistra italiana. Questa è una vittoria del popolo italiano. Sbaglia qualunque partito se intende appropriarsi di una vittoria che appartiene al popolo italiano. Scindo nettamente il piano locale da quello nazionale. Noi abbiamo votato per un referendum che ha avuto naturalmente un riflesso politico a livello nazionale con la crisi di governo. Adesso ci auguriamo che il presidente Mattarella faccia una proposta, ne siamo certi perché abbiamo molta fiducia nel Presidente della Repubblica, che avvii una svolta negli indirizzi di politica economica e istituzionale del nostro Paese. Soddisfazione per i 5 Stelle che oggi sono i primi a chiedere le nuove elezioni per il governo e per l'Abruzzo dimissioni immediate del governatore D'Alfonso.
Il Movimento 5 Stelle ha fatto un'opera meritoria, noi abbiamo girato 90 piazze in Abruzzo, abbiamo parlato con migliaia e migliaia di persone, abbiamo spiegato a tutti che si stava mettendo mano, violentando quella che è la più bella Costituzione del mondo. Oggi ha vinto l'Abruzzo, ha vinto Pescara, hanno vinto soprattutto gli italiani. Ora cosa dire? Se io fossi nel presidente D'Alfonso farei un passo indietro. Andrei via perché questa, a mio avviso, va letta anche come una bocciatura nei confronti di chi si è speso tanto, di chi ha fatto una campagna elettorale utilizzando ogni tipo di strumento e di mezzo, e quindi la bocciatura è evidente. Forza Italia sottolinea la grande affluenza degli abruzzesi come segnale di insoddisfazione delle politiche del PD. In una vittoria straordinaria del no, che è un dato nazionale, l'Abruzzo è la sesta regione in cui la percentuale di no è superiore alla media nazionale. Questo naturalmente ha una ricaduta sul referendum, ma anche una ricaduta sul governo regionale. Il presidente della regione ha molto personalizzato questa campagna elettorale, chiedendo un voto sulla sua persona per il sì al referendum, e l'Abruzzo ha votato in massa no, più di altre regioni. Ora è chiaro che questa è una bocciatura della proposta referendaria, è una bocciatura del governo Renzi ed è una bocciatura del governo D'Alfonso. Ed ora leggiamo quanto dichiarato dal presidente D'Alfonso. Gli italiani si sono espressi contro la riforma costituzionale proposta dal governo Renzi e di questo bisogna prendere atto. Il premier, con un discorso di altissimo livello, ha comunicato la sua intenzione di rassegnare le dimissioni da capo dell'esecutivo. Ora sarà il presidente Mattarella a tracciare il percorso istituzionale da seguire. Ho sostenuto con tutte le mie forze il progetto riformatore e l'esperienza di governo di Matteo Renzi, e se potessi tornare indietro lo rifarei persino con maggiori energie, perché sono convinto della bontà di quanto veniva proposto. Sostengo ancora di più la sua attività, poiché ogni volta che c'è stato un problema lo abbiamo sempre trovato presente come persona e come istituzione. Adesso si parte dai voti espressi a livello nazionale e territoriale senza perdere una sola ora di tempo. Ci vediamo tra 29 mesi per il giudizio che gli abruzzesi dovranno esprimere sull'operato e sulle decisioni della giunta regionale. Naturalmente alle elezioni territoriali metteremo in campo il lavoro straordinario di una grande coalizione nella quale i protagonisti cresceranno a vista d'occhio. E anche nel capoluogo vince il no al progetto di riforma costituzionale, nonostante l'impegno in prima linea del sindaco Cialente e della senatrice Pezzopane. Giorgio Alessandri. Oltre il 70% degli aquilani si è recato alle urne in occasione delle elezioni per la riforma costituzionale. Un risultato forte, soprattutto rispetto al resto della provincia, dove ci si è assestati poco oltre il 68%. In provincia il record di votanti a Villa Sant'Angelo 78,6%, Sant'Eutanio Forconese 76,8% e Poggio Picenze 75,7%, Male Campotosto 51,4%, Castellafiume 56,4% e Cappadocia 51,45%. Ma torniamo al capoluogo, dove i voti per il no sono stati 25.023, 64,46%, contro i 13.798, 35,54% per il sì. Una vera e propria batosta per il Partito Democratico, che pure si era speso con la maggior parte dell'establishment per il sì e a fianco di Matteo Renzi. A partire dal sindaco Cialente, non un renziano di ferro in realtà, ma che negli ultimi giorni di campagna elettorale ha dichiarato il suo sostegno al progetto di riforma, insieme alla gran parte dei suoi assessori e fedelissimi. Non è servito neanche l'endorsement e l'impegno in prima linea della senatrice democrata Stefania Pezzopane, renziana ma non della prima ora in realtà, che pure si è spesa molto per il sì. Esultano gli esponenti del fronte del no del centrodestra, ma anche della sinistra del PD e quelli che una volta erano bollati come minoranza di partito, ma che ora potrebbero reclamare un nuovo ruolo anche alla luce delle dimissioni annunciate dal Premier e della direzione nazionale di domani del partito. Uno scossone che a pochi mesi delle amministrative rischia di rimettere tutto in gioco nel principale partito della coalizione di centrosinistra che governa la città da 10 anni, dilaniato, passato il referendum lo si può affermare con più certezza, da divisioni e lotte intestine che verranno a galla con maggior vigore nelle prossime settimane. Nei mesi scorsi era già stata segnata una linea di demarcazione tra vecchia e giovane generazione che spinge per un posto al sole per le prossime elezioni. Giovane generazione, viene inciso, per la quasi totalità schierata in campo per il sì.
Il risultato di ieri cambia tutto e probabilmente già prima delle festività natalizie potrebbero registrarsi nuovi riallineamenti e prese di posizione. Le elezioni comunali, se non coincideranno con le politiche, sono realmente dietro l'angolo. Cambiamo argomento. Pescara come polo di residenzialità studentesca e scientifica di rilievo nazionale ed internazionale, con evidenti e molteplici benefici per il territorio e la sua economia. Recita così il protocollo d'intesa sottoscritto oggi dall'Università d'Annunzio e il Comune di Pescara, che punta a sviluppare una sinergia con il territorio per implementare l'appetibilità della città. Vediamo. Università d'Annunzio di Pescara e Comune di Pescara si uniscono in un protocollo, e quali saranno gli obiettivi? È quello di valorizzare Pescara come città della conoscenza, cioè noi abbiamo la possibilità di fare una serie di interventi nell'area del campus universitario per estenderlo. Penso alla questione caserma di Cocco, ricorderete la settimana scorsa abbiamo firmato un protocollo con Demanio e il Ministro della Difesa, e poi c'è anche la questione della sede dei Vigili del Fuoco, che oggi ospita appunto il Comando Provinciale, ma che domani, essendo inadeguata, conurbata, dovrà essere naturalmente a servizio dell'Università. Quindi noi lavoriamo in questa duplice direzione, cioè di fare in modo che dette strutture arrivino all'università e di programmare insieme all'università, è un protocollo naturalmente aperto anche ad altri enti, immaginiamo il coinvolgimento della provincia, del demanio, della regione come minimo, e naturalmente insieme programmare come sviluppare quest'area. Perché? Perché l'economia della conoscenza è un qualcosa su cui noi abbiamo puntato da tempo. Il fatto di immaginare il Ferrotelli Corso Vittorio come uno studentato significa immaginare una città che sia in grado di attrarre gli studenti, perché questo dà competitività territoriale. Quale sarà il ruolo dell'università in questo protocollo? Il ruolo dell'università sarà naturalmente di programmare insieme a noi, insieme agli altri soggetti coinvolti, naturalmente un futuro di sviluppo dell'area dell'università, del comparto di Viale Pindaro, che rispetto alla sua inaugurazione 30 più anni fa naturalmente è cresciuto e che deve crescere ancora. Sono stati presentati questa mattina i risultati di un sondaggio commissionato dalla Teramo Ambiente sulla soddisfazione dei cittadini teramani per l'igiene urbana. Secondo i dati resi noti dal presidente della Team, il 70% degli intervistati è complessivamente soddisfatto della pulizia fornita dalla municipalizzata, mentre la raccolta porta a porta avrebbe totalizzato addirittura l'84% di pareri più che favorevoli. Tania Bonnici Castelli. Il servizio di igiene urbana della Teramo Ambiente vi soddisfa? È la domanda principale rivolta dalla società del sondaggista Paolo Brizzi a 1000 utenze domestiche e 100 commerciali ripartite tra centro e frazioni teramane. Il sondaggio commissionato dalla stessa Teamo avrebbe ottenuto dai cittadini intervistati oltre il 70% di valutazioni favorevoli sull'operato della municipalizzata, con qualche distinguo tra la raccolta porta a porta e la pulizia delle strade. Il punto invece che unanimemente è considerato tra virgolette dolente è la pulizia delle strade. Diciamo che non abbiamo raggiunto la sufficienza, stiamo al 48%, ma questo si sapeva perché effettivamente è davanti agli occhi di tutti. Cosa farete per migliorare questa lacuna? Allora, questa è la prima cosa, è che nel prossimo piano economico finanziario acquisteremo due spazzatrici ad alta tecnologia e ad alta capacità, nuovissime. Nel contempo già è in corso il reclutamento di lavoro somministrato di 4 nuovi operatori per il centro storico di Teramo, perché voi avete notato che cominciano ad esserci le transennature, cose di questo genere, quindi la pulizia meccanica chiaramente diventerà difficile, bisognerà passare alla pulizia manuale. Allora, le strade insufficienti, invece dov'è che andate forti? Il giudizio sulla raccolta porta a porta è oltre l'80%, quindi i cittadini effettivamente sono, non dico unanimemente, ma una maggior parte, soddisfatti di questa tipologia di servizio di raccolta. Intanto si è in attesa della pronuncia del TAR sui 3 ricorsi al bando a doppio oggetto pubblicato dal Comune sull'individuazione del socio privato della Teramo Ambiente.
abbiamo pubblicato il bando, adesso ci sono stati questi tre ricorsi, noi in maniera molto serena e tranquilla aspettiamo l'esito del ricorso al TAR, della sospensiva, e poi in base a questo decideremo cosa fare e come andare avanti. In conclusione, secondo i dati forniti dai vertici della TEAM sul proprio sondaggio, quell'84% di intervistati che si dice complessivamente soddisfatto della raccolta porta a porta, di cui il 48% molto soddisfatto, sembrerebbe una standing ovation per la municipalizzata teramana. E l'amministrazione comunale di Pescara punta invece ad aumentare le quote di differenziata sul territorio dopo l'introduzione di nuovi cassonetti per la raccolta del vetro. Ora annuncia l'arrivo di una seconda ricicleria in via Prati. Vediamo. Nuovi interventi per la raccolta differenziata da parte dell'amministrazione comunale di Pescara. Arrivano altre novità. Quali saranno? Le novità sono molteplici. Dopo la notizia data sabato di un cambiamento quasi rivoluzionario per quanto riguarda la raccolta differenziata stradale con il multimateriale che viene completamente separato dalla plastica e dalle lattine, c'è la notizia che arriverà in Consiglio Comunale una delibera che darà l'avvio al progetto preliminare per la seconda ricicleria di Via Prati, un'area di 3.200 metri quadrati ed è un'area di proprietà dell'ANAS che ha superato sia il passaggio della VAS sia l'assenso di tutte le della ASL, della soprintendenza, del genio civile, per cui è una cosa importante che esprime la volontà dell'amministrazione Alessandrini di andare verso la direzione di una raccolta differenziata che porterà dei miglioramenti fino al quasi il 65% nel 2018. Implementeremo 7 comparti ad anno, dal 2017 7 comparti di implementazione, altri 7 nel 2018, ma il discorso dell'impiantistica per attiva rimane fondamentale. Senza l'impiantistica difficilmente può partire la raccolta differenziata e quindi la seconda ricicleria di Via Prati, che è in un punto accessibile per cui la funzione viene tutta espletata, sarà sicuramente un elemento importante per continuare in questa direzione fortemente voluta dall'amministrazione Alessandrini. E passiamo ora alla pagina sportiva. Un gol di Caprari in pieno recupero consente al Pescara di evitare la 7ª sconfitta consecutiva e di strappare un punto contro un Cagliari che ha giocato più di un tempo in inferiorità numerica. Suma un'altra opportunità per centrare la prima vittoria in campionato, ma il punto viene valorizzato dalle sconfitte delle 3 dirette rivali per la salvezza. Riviviamo le fasi salienti del match e poi ascoltiamo le parole del tecnico Massimo Oddo ai microfoni di Paolo Renzetti. Il Pescara rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria, ma grazie ad una rete a tempo scaduto di Gianluca Caprari evita almeno la 6ª sconfitta di fila, interrompendo la serie negativa e rimanendo aggrappato alle speranze di salvezza grazie anche ai risultati negativi delle dirette concorrenti, e tutto alla vigilia di un'altra gara fondamentale come quella di sabato prossimo all'Ezio Scida di Crotone. Per il Cagliari in 10 per oltre un'ora a causa dell'espulsione di Di Gennaro, un pareggio amaro ma solo perché è arrivato nel finale in cui il Pescara ha sicuramente meritato la divisione della posta. Oddo, che deve rinunciare a 3 difensori, schiera al centro Ghiomber e Fornasier nella formazione isolana, panchina per gli ex biancazzurri Salamon, Melchiorri e Capuano, con Taxidis anche lui in panca. Di fronte a 12.000 spettatori dirige Valeri di Roma. L'avvio di gara segue il minuto di raccoglimento per ricordare la tragedia aerea occorsa alla formazione brasiliana del Chapecoense. Primi minuti di studio fra le due squadre, con il Pescara che al nono ha una buona opportunità in area cagliaritana con Caprari che, servito da Pepe, si gira e conclude però al lato. Poco dopo si vede il Cagliari con Sau che vede la sua conclusione smorzata da un difensore del Pescara e controllata da Bizzarri. Al 20° Pepe, il migliore in casa biancazzurra, ci prova dai 18 metri mettendo però la sfera al lato di poco. Il Cagliari Sornione alla prima vera occasione trova così il vantaggio al 24° grazie a Borriello che fa fuori mezza difesa abruzzese dall'interno dell'area con un tiro angolato ma non forte, mette alle spalle dell'incolpevole Bizzarri. Per il Pescara l'ennesima doccia gelata che costringe
costringe Memusciai e compagni ancora a rincorrere. La gara si innervosisce al 33esimo, ne fa le spese di Gennaro che, già ammonito, va a commettere fallo su Verre lanciato a rete, rimediando così il secondo giallo e poi il rosso. In superiorità numerica i biancazzurri spingono con ancora maggiore intensità, anche se in modo confuso. Al 45esimo poi Ben Ali viene fermato in area da un fuorigioco che non c'è, cade a terra con il direttore di gara che comanda però la punizione in favore della formazione ospite. Si torna così negli spogliatoi sul risultato di 0-1 dopo 46 minuti. L'avvio della ripresa vede un Pescara attaccare a testa bassa ma senza costrutto e con Storari praticamente inoperoso. Al 14esimo Oddo richiama Memusciai in panchina e getta nella mischia Pettinari con il giocatore albanese che non la prende però bene. Il Delfino si scuote e al 27esimo trova anche il pareggio di Pepe, annullato però per un fallo di Manai su Borriello. Alla mezz'ora tocca all'ex juventino sfiorare ancora il palo dalla distanza in quello che diventa quasi un assedio e che vede al 34esimo un'altra occasione che capita sui piedi di Caprari, che manca ancora seppur di poco il bersaglio. Gli abruzzesi attaccano fino alla fine. Al 43esimo e Brugman a tirare da due passi addosso a Storari che salva ma che poi non può nulla. Al 47esimo sul pareggio di Caprari che in spaccata su cross di Biraghi mette alle spalle dell'estremo cagliaritano per il gol dell'1-1. Per il Pescara è un gol che sa di speranza. A sfortuna no, perché un tiro in porta, un gol alla prima occasione, quindi sotto quel punto di vista non siamo fortunatissimi. Poi c'è stata anche la bravura di Borriello. Però insomma è un momento in cui appena arrivano ci fanno gol. Poi i ragazzi hanno spinto tutta la partita, le hanno provate in tutti i modi. Il Cagliari, vabbè, oggettivamente rimanendo in 10, si è chiuso ancora di più di quello che aveva preventivato. E non avendo noi caratteristiche di giocatori magari forti di testa in area, quando gli altri si chiudono non è semplice entrare se non con cross laterali. Ne abbiamo fatti tantissimi, ma purtroppo loro sono anche molto bravi di testa, quindi ce l'abbiamo messo tutta e alla fine credo che il minimo che potessimo raccogliere oggi era un pareggio. Come ho detto ieri in conferenza, alla fine nella forza mentale te la danno i risultati e oggi è come se avessimo vinto. E quindi mentalmente certamente lavori meglio e recuperi anche energie mentali che sono state spese. In Lega Pro due tiri dalla distanza di Boulevardi e Carraro nei primi minuti della partita consegnano al Teramo un successo fondamentale sul campo del Forlì. I biancorossi di Nofri si allontanano sensibilmente dall'ultimo posto ed escono dalla zona play-out. Ania Cantagalli. Una vittoria per lasciare il Forlì all'ultimo posto. Il secondo successo stagionale in trasferta è per il Teramo linfa vitale per la classifica e per la consapevolezza dei propri mezzi. Perché i biancorossi in un quarto d'ora girano a proprio favore una sfida salvezza che poteva essere pericolosa da giocare dopo la vittoria del Mantova sul Sant'Arcangelo. I biancorossi invece cinici costruiscono le fortune dalla distanza. È la partita di Boulevardi che dopo due minuti spinge Turrin all'errore. Ma è anche la partita di Carraro. Il centrocampista, al primo centro stagionale in campionato, sigla con un bellissimo destro dalla distanza il 2-0 per il Teramo. È l'ideale fine di un periodo nero che lo aveva tenuto lontano dal campo per due mesi. Adesso Carraro è tornato e si vede, sia in fase di impostazione che di copertura. Nella ripresa poi stremato lascerà il posto ad Altobelli per congelare il doppio vantaggio. I protagonisti però non sono solo coloro che vanno a segno. Dorazio, che nega il gol a Tentoni alla mezz'ora del primo tempo, fermando il suo tentativo sulla linea, è un segnale importante che preannuncia la giornata di gloria per il Teramo. A fare il suo anche Rossi, strepitoso su Spinosa nel finale del primo tempo, importante all'inizio ripresa su un tentativo di Cappellini. L'estremo biancorosso al rientro in porta dopo l'assenza a Reggio Emilia si fa trovare pronto anche nel finale su un paio di tentativi di Parigi. Il Teramo, versione secondo tempo, ci prova con Ilari in un paio d'occasioni, ma ordinato sta soprattutto attento a tenersi stretto un successo fondamentale. Non solo, i biancorossi non chiudevano con vittoria e zero gol subiti dalla vittoria interna di fine settembre contro il Fano. Speranza e compagni agganciano così l'Ancona in classifica e si preparano a cercare conferme mercoledì contro la Maceratese, nel primo turno infrasettimanale della stagione che si giocherà al Bonolis.
Non ci sarà Ilari, che ammonito e diffidato dovrà saltare il match. A rischio anche Nofri, allontanato dalla panchina sul finire della gara. E il giudice sportivo ha squalificato per 4 giornate l'allenatore del Teramo Federico Nofri per, si legge nel comunicato, comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale. Allontanato, ritardava l'uscita dal recinto di gioco costringendo l'arbitro ad ulteriore ritardo nella ripresa del gioco. Appiedato per un turno il centrocampista Ilari per recidività di ammonizione per il turno infrasettimanale di dopodomani contro la Maceratese al Bonolis, ore 14:30, è stato designato il direttore di gara Airoldi di Molfetta. In Serie D il Chieti lotta, ma il Pineto, dopo essersi fatto sorprendere all'inizio, impone la sua superiorità e fa suo il derby del girone F per 4-2. Protagonista Cacciatore, autore di una doppietta tra gli adriatici, debutta con un gol il neo attaccante Palumbo. Roberta Di Sante. Va al Pineto il derby della 14ª DD tra la formazione di Amaolo e un rimaneggiato Chieti rimasto orfano in settimana, oltre che di capitan viscido, anche di Zetti, Fusaroli e Copponi. Il baby Chieti, come accaduto nelle ultime gare, scende in campo senza alcun timore reverenziale e, complice anche una stentata partenza dei locali, al 14esimo passa in vantaggio a sorpresa con Faella, che raccoglie un lungo lancio dalle retrovie, supera Sogna e piazza il diagonale chirurgico all'angolino, dove Mazzocchetti non può arrivare. Il Pineto potrebbe avere immediatamente l'occasione per ristabilire la parità, infatti sul capovolgimento di fronte Antenucci si procura un calcio di rigore che però poi lo stesso attaccante calcia debolmente, favorendo la parata in due tempi dell'ottimo Ronchi sugli scudi anche al 21esimo, quando riesce a deviare con la punta delle dita il velenoso diagonale di un Cacciatore oggi in gran giornata. Il numero 10 svaria su tutto il fronte d'attacco, serve compagni, smista il gioco e al 32esimo su calcio piazzato è proprio lui a siglare la rete del pareggio pinetese, anche se sulla conclusione incide una leggera deviazione che mette Ronchi fuori dai giochi. Una sfida nella sfida, quella tra il numero 10 pinetese e l'estremo teatino, che si fa trovare pronto al 38esimo sulla gran botta dal limite, ma nulla può al 42esimo, quando con una bella azione personale Cacciatore semina il panico in area teatina per poi infilare l'estremo nero-verde sul secondo palo, ribaltando il risultato e siglando la doppietta personale. Si va così al riposo sul parziale di 2-1 in favore dei locali. Avvio di ripresa bruciante per il Pineto, il gol è nell'aria e arriva sugli sviluppi di un corner, quando proprio Ciarcelluti è bravo ad addomesticare la sfera in area e a piazzarla sotto l'incrocio. La partita potrebbe sembrare chiusa per Stacchiotti e compagni, invece i giovanissimi del Chieti, con la forza della disperazione, continuano a giocare e provano a riaprire le sorti del match. Al 13esimo Russo, entrato molto bene in partita, serve Alessandroni, anticipato di un soffio. Passano 6 minuti e proprio da una sortita di Russo in area il Chieti riesce a guadagnare un prezioso penalty assegnato per un fallo di mano di Pisani. Alessandroni dal dischetto non sbaglia, accorcia le distanze e riapre la partita, ma proprio nel momento migliore del Chieti alla mezz'ora Palumbo si conquista un calcio di punizione da posizione centrale che lo stesso centravanti pennella con una parabola imparabile, bagnando l'esordio con un gran gol che permette al Pineto di chiudere i giochi. Vittoria in rimonta fondamentale per il San Nicolò, che negli ultimi minuti ribalta il risultato a Castelfidardo, finale carico di tensione, ma i 3 punti conquistati in terra marchigiana valgono il secondo posto per il San Nicolò, ad un punto solo dalla vetta. Umori contrapposti al Mancini di Castelfidardo, padroni di casa che tornano tra le mura amiche dopo 2 trasferte consecutive e altrettante sconfitte. Il San Nicolò di Epifani, al contrario, arriva al match con 10 risultati utili consecutivi alle spalle e 3° posto alle spalle di Vastese e Matelica. Pre-gara caratterizzato da tensioni tra tifosi di casa e forze dell'ordine, con gli ultra che entrano solo al secondo tempo, e del minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia aerea in Colombia. E il Castelfidardo a mettere il primo punto fermo del match. Filipponi al 7° la mette dentro, lasciato libero dalla dormiente difesa sannicolese e finalizzando sotto misura un corner guadagnato da Maisto e battuto dalla sinistra da Lodi.
Al 12esimo, insidioso colpo di testa di Soragna su punizione di Lodi, che finisce di poco alta sopra la traversa. Al 22esimo, occasione per il San Nicolò. Corner dalla sinistra sul secondo palo, prova il diagonale Chiacchiarelli, tiro debole, la difesa di casa respinge. Al 29esimo, punizione di Chiacchiarelli, smanaccia l'uno biancoverde mandandola in angolo. Al 35esimo, Albanesi anticipa Ciotti in uscita quasi sulla linea di fondo. Al 39esimo, De Gidio da sinistra, palla per la corrente Bisegna, l'arbitro rileva un fallo in aria di Massi e disegna così il calcio di rigore. Sul dischetto ci va Traini, tira forte, ma tra lui e il pareggio si infila il palo. Niente da fare per gli uomini di Epifani, tutti a prendere il tè caldo sull'1-0. Al secondo della ripresa, Castelfidardo passa in vantaggio sempre con Filipponi su colpo di testa di Soragna, ma giusto il tempo di vedersi annullare il gol dal fuorigioco sbandierato dal guardalinee. Poco o per nulla impegnato il portiere di casa De Gennaro, almeno fino al 20esimo. Al 27esimo, guizzo dei biancazzurri con Massetti per Moretti, gran botta ma deviata sul fondo. Meno di 30 secondi dopo, il San Nicolò conquista il pareggio con Traini di testa su calcio d'angolo di Bisegna, uscita non impeccabile di De Gennaro. Si rianimano gli ospiti al 33esimo con una stafilettata di Massetti che esce di un soffio. San Nicolò vicinissimo al raddoppio. Risponde Castelfidardo al 36esimo con Soragna che si avvita sotto porta e Ciotti salva. Capovolgimento della gara in pieno recupero. Al 48esimo il San Nicolò incassa il raddoppio con Traini che con una mezza palombella beffa De Gennaro. Parapiglia davanti alla panchina bianco-verde a seguito della focosa esultanza della panchina ospite, allontanati due allenatori, De Angelis e De Epifani, venuti quasi alle mani, con De Angelis accusato di aver dato un calcio a Di Lullo e guadagna gli spogliatoi zoppicando. Il tutto avviene senza alcuna segnalazione dei minuti di recupero del signor Pragliola di Terni. Il triplice fischio arriva dopo ben 6 minuti di recupero. Da annotare un ulteriore brutto episodio dopo la gara. Mister De Angelis lascia lo stadio in macchina accompagnato da voci interne alla società che non escludono provvedimenti a suo carico. Epifani difende i suoi e rispedisce al mittente le parole grosse che sarebbero volate a fine partita. Una brutta pagina di calcio, insomma, che annacqua i tre punti ammazza tabù del San Nicolò Castelfidardo. Ed ora il basket va agli Sharks di Roseto, il derby di A2 con la Proger Chieti per 82-80. Decidono la schiacciata di Sherrod e il tiro sbagliato sulla sirena di Davis. Pubblico da quasi tutto esaurito al Palamagetti. Andrea Costantini. Derby vero, vibrante e appassionante e che alla fine fa esplodere i quasi 4.000 tifosi che hanno gremito il Palamagetti. Con un finale thrilling gli Sharks di Roseto fanno loro il match con la Proger Chieti. L'82-80 è definito dalla tonante schiacciata di Sherrod. L'assistenza è di Fultz a 8 secondi dalla fine. Dopo il time out Davis si costruisce un tutto sommato buon tiro dalla distanza per vincere sulla sirena, ma il primo ferro consegna i due punti agli squali che hanno per buona parte condotto la partita, tocca il massimo vantaggio al 15esimo sul 42-27, nella serata in cui Smith per una volta è sotto media, 16 punti, a esplodere è May con 22 punti e 6 su 8 da 3. Fondamentale anche uno Sherrod da doppia doppia, 15 punti e 12 rimbalzi. La soddisfazione di coach di Paolo Antonio per un successo che vale il terzo posto solitario. Siamo contenti perché abbiamo dato una gioia ai nostri tifosi che ci tenevano a vincere nella stra abruzzese, chiamiamola così. Siamo contenti perché ci siamo dati una gioia noi come squadra, come club, in una partita molto difficile, quindi brava la squadra di Chieti che non ha mai mollato anche quando noi avevamo piazzato dei break. Però alla fine, come era successo con Treviso, dove c'era andata male, gli episodi l'hanno decisa e stavolta ci è andata bene. Gli applausi vanno anche alla Proger Chieti, indomita, che ha perso pur giocando una delle migliori partite stagionali, ha resistito alla spallata rosetana del secondo quarto, si è rimessa in partita fino al sorpasso della terza frazione sul 53-54 e da allora la partita è andata avanti punto a punto coi teatini sempre in scia. A menare le danze il duo USA Golden Davis con 29 e 23 punti rispettivamente, 11 e 7 rimbalzi per Mortellaro. Alla fine i dettagli hanno fatto la differenza e Coach Galli recrimina sull'arbitraggio. Passi di Piccolo e alla fine il passi di Sherrod sull'ultimo canestro sono stati
sanzionati con decisioni diverse. La reazione di Sherrod non è stata sanzionata, quella di Sergio è stata immediatamente punita con un tecnico. Per cui quando le partite si decidono per episodi sono importanti anche queste. Questa volta la trasferta era aperta anche ai tifosi ospiti. Le 46 presenze teatine però sono un numero esiguo per il presidente di Cosmo, che sbotta così. Sono veramente arrabbiato, non tanto per la sconfitta che fa male, avremmo meritato di vincere così come ha meritato Roseto, ma per il pubblico che non ci ha seguito. Questo mi farà sicuramente ripensare sull'impegno che io metterò da oggi in poi in questa squadra e per il prossimo futuro. Ed è tutto per questa seconda edizione della TG6. L'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.